Banca nazionale svaligiata in pieno giorno a Culver City. Questi sono paesi. Qui non accade mai nulla. Nemmeno quel tanto che basta per mettere un titolo su due colonne. Non credo che queste siano novità. Me le ripetete tutti i giorni e ancora vi si è scaldati il sangue. Non c'è nessuno che non sappia che Breckenville è il mondo della noia. Qui tutte le donne sono virtuose, tutti i cassieri sono fidati e dove non c'è altro che onestà non c'è niente che possa dar vita a un giornale. Io non capisco perché questa banda volante non vuol venire qui. A Breckenville non manca gente ricca. E poi se non bastasse c'è anche una fabbrica di casseforti. Come volete che i banditi si interessino delle casseforti vuote? Dovreste suggerire a Smith di fabbricarle piene di dollari. Non fate dello spirito. Queste sono cose serie. Silenzio! Chiudete quella radio! Tom, sbrighiamoci che siamo già in ritardo. Si arriva in tempo, non dubitate, per la resta che c'è. Bella maniera la vostra di prendere le cose sempre così alla leggera. Dovreste aver già distribuito il giornale da mezz'ora. E invece state a perdere il tempo qui a ciarlare. La distribuzione, eh? Il redattore capo, giornalaio. Vedreste quello che farei se fossi in un vero giornale con un vero direttore e non... Voi lo sapete, la porta è quella. Lo so. Ringraziate la vostra stella che me ne debba andare, se no succederebbe davvero qualcosa a Breckenby, ma qualcosa di grosso. Vieni. Buongiorno, signor Filippo. Buongiorno. Abbiamo qualche novità? No. Niente di nuovo? No. Niente? Niente. Ultime notizie. La Banca Nazionale, impressionata dall'attività della banda fantasma, ha deciso di sostituire tutte le sue casseforti con altre di ultimo modello, affidando la nuova fornitura alla fabbrica Smith e Compagni di Breckenville, la quale ha brevettato un nuovo modello chiamato l'Inviolabile. Sì, avanti.
Buongiorno, come state, signor Filippo? Va benissimo. Ci sono novità stamattina? Ma che novità? Nemmeno una piccola, piccola così? Neppure. Perché venendovi arrivare con ritardo, quasi quasi speravo io. Avete avuto torto. A Breckenville non c'è niente da sperare. Oh, ma cosa avete stamattina? Niente. Signor Filippo! Che c'è? Correte subito al giornale, ci sono grandi novità. È impossibile. Ma vi dico di sì. No. Sì. Addio, Marta. Di un po', ci sono novità. Segreto professionale. Va là che a me il segreto lo puoi confidare, dimmi. A voi, ma non lo dite a nessuno. Oh, nemmeno per sogno. Mi hanno eletto presidente del Senato. Mm? Stupido. Marta! Vengo, vengo! Che volete? Eh? Niente. Perché mi avete chiamata? Chi è che va a chiamare? Oh, allora me ne vado. Oh, Marta! Marta! Venite qui, presto! Guardate! Cosa vedete? Cosa vedete? Vedo una macchia come quella che avete sulla giacca. Ah, già, una macchia, una macchia. Non sapete che questa macchia è una vittoria. L'ultimo passo che restava da fare per una grande scoperta. Michele Bondes smentisce la teoria sulle farfalle di Giacinto von Stulz, il primo naturalista d'Europa. Ah. Sì, sì. Invece di pensare a queste stupidaggini, fareste meglio a pagarmi. Non è giusto che mettiate da parte un sacco di soldi per comprarvi un altro di questi microscopi. Marta. Cosa c'è? Eh? Ah, che giorno è oggi? Martedì. Bisogna che mi sbrighi. Devo passare dal parco a dare un'occhiata alle mie incubatrici. Mm. No, il tovagliolo lasciatelo lì. Ah. E questa cravatta che non è a posto, qua? Mm. Ecco. Cosa volete che mi importi della cravatta? Ah, non vi importa di niente, ma state attento. Non di rado nelle vite vuote e metodiche come la vostra, un bel giorno può entrare l'imprevisto, la fatalità. Marta, vi ho già detto mille volte che la smettiate di montarvi la testa coi libri gialli. Già, perché voi non li leggete, eh? Mm? Ma sì, li leggo anch'io, ma voi non li digerite, non fate altro che esaltarvi. Mm. Perché voi non vi esaltate con quello scarafaggio lì, vero? Marta, Marta, se tornate a insultare la mia Corinna, io vi licenzio. Sicuro, già. Se è il macellaio, non sono in casa. No, a lui certamente, sì, sì. Marta, cercate di intrattenerlo mentre io vado. Non è possibile, non su, è possibile. Su. Vado, ma per l'ultima volta. Sì, per l'ultima per volta. Per l'ultima volta. Andate. Il professor non è in casa. Non è vero, non è vero. Dice sempre così, ma non è vero. State zitto voi. Ma se sono anni che dite che non è in casa. Siamo stanchi di essere portati in giro da voi. Ma che colpa ne ho se venite sempre quando lui non c'è? Ah, non è in casa, eh? Cosa vi dicevo io? Cercano sempre di imbrogliarci. Ma no, avrà dimenticato qualcosa, ecco. Di pagare ha dimenticato. Ecco. No, non è vero. Così, no, non è vero. Proprio così. Non adesso vedremo. Non è vero. Non fate l'insolente. Non vi vergognate di fare questo vacanzato. Dovreste almeno ricordarvi che siete in casa d'altri. No, casa d'altri fino a un certo punto, perché se quello non paga può diventare casa mia. E voi se credete di campare alle nostre spalle quel fallone? Facciatevi, andate di qua. Ma niente affatto, di qui deve passare. Avete visto, eh? Così imparerete a tormentare un povero scienziato. Buongiorno signorina. Buongiorno professore. Come vanno i nostri bozzoli? Bene, ma c'è tanto sole che ho pensato di coprirli con un po' di fogli. Ma come? Vi avete saltato in mente? Sono 2 anni che mi fate da assistente e non sapete ancora che... Vi siete fatta male? No, no. E non sapete ancora che i bozzoli hanno bisogno di molto sole per aprirsi? 3 giornate di sole perlomeno, assolutamente. Scusatemi tanto. Se non arrivavo in tempo c'era da trovarli tutti morti. Non sapete voi che da questo esperimento dipende la mia cattedra? Io non credevo di far male. Devo avere la vittoria sul professore Giacinto von Stulz. Lo devo lasciare annientato dalla mia scoperta. Sarà una bella vittoria, eh? Altro che bella, sarà schiacciante e l'università non potrà più negarmi la cattedra. Oh mio Dio, non pensate che alla cattedra. Volete dire alla scienza? Ma non avete nient'altro in mente? Ah, e che cosa dovrei avere in mente? Non so, ci sono tante cose al mondo.
Venite qui, sediamoci un momento. Oh, perbacco, è tardi. Devo andare subito all'università. Anch'io vengo alla lezione. Va bene, andiamo. Ah, no, scusate. È meglio che non ci vedano insieme. Va bene. Arrivederci a più tardi. Arrivederci. Ehi, ragazzi, ecco il pinguino. Pronti, salutiamo tutti insieme. Buongiorno, professore. Ecco, papà. Salve ragazzi, come va? Congratulazioni, Barbara. Per che cosa? Ma come, per la fornitura delle casseforti alla banca? Oh, per quel che mi interessa. Suo padre sarà contento, è la fortuna della fabbrica. Non hanno bisogno di denaro. Come sarebbe a dire? C'è sempre bisogno di questi. Dio mio, come sono prosaiche e interessate le ragazze d'oggi. Hai ragione. Ehi, Barbara, attenzione che c'è il tuo innamorato. Il mio innamorato? E chi è? Oh, non far l'ingenua. Quando fa lezione non ti leva mai gli occhi di dosso. Se sei buona te lo faccio sposare. Ah, e perché no? Lo metto al microscopio e poi posso andarmene in capo al mondo, tanto non se ne accorge. Ma brava, bravissima. Le 9:07. Sì, ma è la mia macchina che... Le 9:08. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor Smith. Buongiorno, signorine. Scusate, non vorreste fare una piccola dichiarazione per la Basta sala? Con le dichiarazioni. Ho già parlato alla radio e anche troppo. Sono già entrati tutti sì, qui? Sì, signor Smith. Guardate che non voglio essere disturbato per nessuna ragione. Da per favore, due parole. Non due parole caso. Sole. Buongiorno, signori. Buongiorno. Prego, prego, accomodatevi. Un sigaro? Una sigaretta? Grazie. Dunque... miei cari amici, non ho bisogno di illustrarvi la lotta. Un momento. Prego. Come dicevo, non ho bisogno di illustrarvi la lotta quotidiana fra l'arte del ladro e quella del fabbricante di casseforti. Lotta dura, terribile. Ma io spero che oggi voi tutti sarete convinti che contro il nostro nuovo modello, l'inviolabile, saldo come uno scudo greco, non vale nessun arte di ladro. Via di qui, mi farete licenziare. Non esagerate, non esagerate. Guardate che chiamo il signor Smith. Piantatela, se no ritiro l'invito a cena che vi ho fatto per questa sera. Ed ora passiamo, signori miei, una grave notizia. Cosa c'è? Dite, dite. La Banca Nazionale, diffidando dei soliti collaudi con sega circolare, fiamma ossidrica, eccetera, ha deciso di far collaudare la nostra inviolabile dal più grande scassinatore del mondo, Bob il Sognatore. Come, il più grande scassinatore del mondo? Non è possibile. E io vi dico, ho accettato anche questa prova. Oh, sentite, devo aspettarvi stasera. E se vi diverte... E questi esseri meravigliosi, dalle ali tenui, lucenti, come l'arcobaleno, compiono le loro nozze nell'aria, librandosi a volo. E se fosse lecito allo scienziato abbandonarsi per un momento ai morbidi ozi della poesia, molto ci sarebbe da dire su questa che potremmo chiamare cerimonia aerea. È tanto tanto armoniosa e tanto perfetta nella sua semplicità la vita di questi insetti. Edizione straordinaria! Di questi piccoli capolavori della natura. Edizione straordinaria! Che l'uomo talvolta è indotto a sostare con commosso e ammirato stupore davanti a certe particolarità che ci sembrano quasi frutto di una me di un animo superiormente raffinato.
e studiando l'organizzazione della loro società, ispirata al lavoro e alla rigida disciplina come quella delle api, uno scassinatore a Breckenville, restiamo più che mai stupiti. Voglio proprio vedere che faccia. Giù. Era ora che venisse qualcuno. Andiamo. Andiamo. Edizione straordinaria! Vedendo queste delicate creature, queste delicate creature, congiungersi in questa cerimonia nuziale. Professore? E voi che fate? Perché non ve ne andate? E professore, mancano ancora 20 minuti alla fine della lezione. La lezione. E a chi può importare la vita degli insetti? Chi ha più interesse per la scienza? Non dovete preoccuparvi di quelli che non sono capaci di ascoltare. Pensate a quelli che si interessano a voi, cioè alle vostre lezioni. È inutile, signora. Oggi il mondo si preoccupa di ben altre cose. Io no. Non ho mancato mai a una sola lezione. Ho preso sempre tutti gli appunti e voglio completare il corso. Lo so. Bene, ritornate al posto. Dunque, parlavamo... Di che parlavamo? Della cerimonia nuziale. Ed è con i sensi della nostra più distinta considerazione che passiamo senz'altro a sottoscriverci. Papà! Cosa c'è? È proprio vero quello che dicono i giornali? Che cosa dicono i giornali? Che avremo qui il più grande scassinatore del mondo. Se io riuscissi a scoprire chi è stato, Bobby, faglielo sognatore. Sapere. Chissà perché lo chiamano Ma così. Vuoi smetterla, sì o no? Oh, deve essere un uomo straordinario, Bob il sognatore. Pensa, nessuna donna gli ha mai resistito. Va via, lasciami lavorare. Oh, paparino bello, me lo farai conoscere. No. Mi dici sempre di no. Va via. Sì, ma tu non capisci le aspirazioni elevate. Tale quale sua madre, la gente celebre le dà la testa. Avanti, dove eravamo rimasti? Passiamo senz'altro a sottoscriverci. Che cosa volete scrivere ancora? C'è qualcosa di nuovo? No, sceriffo, il treno in orario. Ah, bene. Ah, sei emozionato. Papà, sei emozionato. Io perché? In 15 anni non hai mai messo nessuno in prigione e adesso di colpo ti mandano il pericolo pubblico numero uno. E cosa significa? Così è la vita, bimba mia. Sappi che tuo padre era destinato ad essere il direttore di una grande prigione e c'è poco da ridere, hai capito? Enrica, anche tu Enrica, avanti, presto, su, via. Enrica. Pronti? Ragazzi, siete agitati. Siete molto agitati. Agitati! Dovete essere tranquilli, come me. Non mi vedete? Il nostro ospite arriva dalle carceri della capitale. La cravatta. Non bisogna fargli rimpiangere. Guarda quest'altro. La cravatta, il berretto. Ricordatevi che un'occasione come questa non vi capiterà tanto facilmente nella vita. E domattina, quando egli partirà, dovrà andarsene con la convinzione esatta che la prigione di Breckenville non è seconda a nessun'altra in fatto di attrezzatura e di organizzazione. E tu, pezzo d'animale, sei arrivato in ritardo. E cosa c'è? Ah, il baffo. Oh, sì. Thank you.
Buongiorno, signore. Entrate, entrate pure. Avete fatto buon viaggio? Mandatelo via. Oh, senz'altro. Andate, andate pure. Giovanotto, se non riuscirete ci sarà una ricompensa per voi. State attento a quello che dite, se no chiamo la polizia. Non cominciamo con le solite camorre, no, eh? No, ma no, ma voi volete scherzare? Ma vi pare, direttore? Buongiorno a tutti. Vi prego, signori, accomodatevi. Fuori quel fotografo, se no non lavoro. Via, via il fotografo. La stampa, signore, ma che stampa, la stampa. Ma che stampa? Fuori, fuori questi ficcanaso. Venite qua voi. Avete le mani pulite? Credo. Bene. Per favore, signore, silenzio. Qui non siamo a teatro. Beh. Tenete questo. Chi mi ha preso per un cameriere? Datemi Ferri quando li domando. E adesso a noi due, finalmente. Il primo. Il secondo punteruolo. Stata picchio. Il piccolo. Saltapicchio grande. La lima sorda, ma voi non capite un accidente. Ma io non ho mai fatto questo mestiere. Non dubitate che si vede. Un momento. Scusate. Perché non provate con questo? Ma non fatemi ridere. No, questo poi no, sceriffo. Così non va. Non dovete mischiarvi in cose che non mi riguardano. Lasciate qui. Non posso. Io non sono abituato a lavorare in pubblico e per di più con la polizia che mi sta sorvegliando. Venendo a Brecken mi credevo di venire fra amici così alla buona. Non avrei mai immaginato di trovarmi fra gente sospettosa e malfidata. Non sono abituato a lavorare in queste condizioni e non lavoro più. Non lavoro più! No, voi adesso dovete lavorare. Andiamo, siate ragionevole. Niente. Ma non dovete prendervela così. Riprovate, via. Finché ci sono quelli là, niente. E allora, signor sceriffo, signori della polizia, vogliate lasciare questa sala, per favore? Andiamo. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto vedere come si... No, no, me ne vado. Andate, andate. Buongiorno. Andiamo. Ah, ora sì. E allora diteglielo voi. No, è meglio che glielo diciate. Ho capito, glielo dirò io. Ecco. Oh, questa è una buona idea. Caro giovanotto, chiamate la polizia, prego. Dunque, mio caro giovanotto, mi pare che l'esperimento sia finito. Beh, il corno è finito. Credete che Bob il sognatore non sia capace di aprire una scatola di sardine come questa? Scusate, ma l'ora è già passata. Parola d'onore, è la prima volta che mi capita. Beh, non ve la prendete. Dopotutto non c'era denaro dentro. Denaro, sempre denaro. E non credete che si possa fare qualcosa senza preoccuparsi del denaro? Cosa volete voi? Voglio riprovare almeno una volta. Andiamo, andiamo. È una prepotenza, vi assicuro che... Andiamo.
Andiamo. Beh, dato che l'esperimento è riuscito, possiamo andare a firmare il contratto. No, cioè, sicuro. Le mie congratulazioni. Grazie, Molto bene. Grazie mille. Grazie, no, grazie. Grazie. Indietro, 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 fermi, indietro, indietro. Eccolo, eccolo. Ehi ragazzi, presto, a posto. Avanti, avanti, prego, avanti, favorite. Sono certo che qui tra noi vi troverete benissimo. Lo spero per voi. Papà, cosa c'è? Mia figlia. Molto lieta. Anch'io. Vi ho fatto preparare la scena migliore perché il treno passa solo domattina alle 8. Meno chiacchiere, ho bisogno di star solo. Dov'è questa cella? Sì, sì, là in fondo, accompagnato da ragazzi. Prego, il numero 4, eh? Papà. Uffa, ma insomma vuoi lasciarmi tranquillo quando lavoro? Gliela posso portare adesso? Che cosa? Ah, ma sicuro, cara, ma sicuro. Ma cosa aspetti? Allora vado. Prego. È una cella speciale, non c'è mai stato nessuno. 20 anni di carriera, 20 anni di esperienza per finire con una figura come questa. Non c'è mai stato nessuno? Ah, guardate quella roba lì, niente, niente, gli ha fatti fare lo sceriffo per il colore locale. Per cattivo gusto. Sentite, amico, spero non mi venga in mente di giocarci qualche brutto tiro, di farci una sorpresina, eh? Perché vi avverto che c'è qui Tanaka che ha un sonno leggerissimo e sente volare perfino una mosca. Si vede che siete proprio un dilettante. Sarebbe da idiota tentare di scappare quando vi mancano solo 15 giorni a finire la pena. È vero, è vero. Bene, adesso lasciatemi in pace, voglio star solo. Un momento! Un momento, caro amico, un momento. Elena! Eccomi, papà. Andiamo, cara. Aspetta, figlia. Cos'è? Cos'è? Turta. Allora. Andate, andate. Io voglio concentrarmi. Va bene. Io volevo fare 4 chiacchiere. E andiamo, ragazzi. Buonasera. Ah, siete voi. Spero che non vorrete passare la notte nel parco. E perché no? Perché fa freddo. Sotto queste piante c'è umidità. E le crisalidi chi le sorvegli? Non è da voi dirmi queste cose. Pensate che forse stanotte, dopo tanti anni di studio, vedrò la nascita della farfalla guerriera. Stanotte la farfalla uscirà dal campo della poesia per entrare in quello della pratica. Che perseveranza avete. Che uomo straordinario. Gli altri sono tutti così diversi. Un poco di freddo non può ostacolare il cammino della scienza. Ogni conquista del sapere umano è fatta a prezzo di fatiche, di sofferenze e di sacrifici. Pensate a Pasteur, a Madame Curie, a Beckendorf. Niente, niente. Il mio posto di soldato della scienza stasera è qui, in questo parco. Sì, ma perlomeno ho trovato un posto che non sia umido. Umido. Guarda, notte calma, luna piena, nasceranno le farfalle. Ma voi non sapete che influenza abbia la luna sopra le cose. Lo so benissimo, invece. Forse siete voi che non lo sapete. Come vi permettete di dire questo a me che da più di 10 anni studio l'influenza del plenilunio sopra la terra?
niente adesso. Andate. Ma io non voglio andarmene. Andate, si è fatto tardi. Buonanotte. Dick! Lorenzo! Signorina! Tutte aperte! Ma... tutte aperte! Guardate! Anche la piccola! Dio mio, chi è stato? È stato Bob. Non può essere stato che lui. Impossibile! Bob è stato in prigione tutta la notte e stamattina presto l'hanno portato via. Solo il signor Smith aveva il segreto delle casseforti. Deve essere qualcuno di qui. Non può essere. E io vi dico che è uno di Breckenville che ha fatto il colpo. È impossibile, non c'è stato mai l'ombra di un ladro qui. Guardate! Bisogna avvertire il signor Smith. È lui che telefona. Signor Smith! Signor Smith! Hanno aperto l'inviolabile! Come? Che avete detto? Dio mio, non è lui! Né Filippo! Filippo, mi raccomando, non ditelo a nessuno! Tom! Tom, l'inviolabile è stata aperta. Sì, l'inviolabile, edizione straordinaria, cambiando il titolo della prima pagina. Filippo! Bisogna avvertire il signor Smith. Il destino me lo creo da me. Avete visto anche ieri, eh? Per Vittoria. Eh? Per voi, signor Smith. Andate qua. Sì, Smith. Come? Va bene, richiudetela. Come? No, scassinata, datemi i pantaloni. Edizione straordinaria. Ma non c'è più da dormire tranquilli dopo questa storia. Non me lo dite, eppure, chi l'avrebbe mai detto che anche Breckenville avrebbe il suo pericolo pubblico numero uno? Non vorrete essere orgoglioso di questo, spero. Orgoglioso no, non è la parola esatta. Eppure, a Culver City uno scassinatore di questa forza non ce l'hanno, non c'è nulla da dire. Oh, se è per questo, andiamo pure a bere. Edizione straordinaria! Gigi deve essere lo sceriffo, lo sento dall'odore. Buongiorno, sceriffo. Buongiorno. L'ora, il giorno, l'assoluta mancanza di tracce, la difficoltà e la rapidità dell'impresa mi convincono sempre più che il colpo è stato fatto da un professionista.
Giustissimo, ma che interesse aveva se non ha rubato uno spillo? Ecco, lui solo, un grande delinquente come lui, poteva dare questa lezione a Bob. Soltanto Mimì, il simulatore, è il suo stile. Riconosco la sua mano, non c'è da sbagliarsi. Mimì, il simulatore, chi è? Oh, un uomo straordinario. Arrestatelo, fatemelo conoscere, sceriffo. Mimì, il simulatore, da 4 anni non si sa più nulla di lui. Ricordate il colpo alla banca agricola? E il furto alla Culver City, con 8 poliziotti a terra? E il furto alla banca Morgan, eh? Ve lo ricordate? Soltanto lui può essere stato, soltanto lui. E nessuno lo ha mai visto una volta in faccia. Mai. Altro che Bob. Quelli erano bei tempi. Cosa? No, ma volevo dire, quello era un grande scassinatore. Ah, peccato che Breckenville non sia mai venuto. Io non vorrei azzardare un'ipotesi sbagliata, ma credo che lo scassinatore sia qui fra noi. Io lo conosco. Eh? Lo conoscete? Chi è? È stato mio cugino. È la solita storia del cugino. Perché? Credete che se mio cugino volesse non saprebbe aprire le vostre casseforti? Ciao. Edizione straordinaria. Ogni cittadino deve collaborare con la giustizia. E ricordatevi tutti che il dovere di ogni cittadino di Brackenville è di collaborare con la giustizia. Edizione straordinaria. Ogni cittadino deve collaborare con la giustizia. Dove andate voi? Me ne vado da Breckenville. Torno a New York. Qui non si può più stare tranquilli. Ah, è così. Questo è proprio il momento in cui il coniglio si distinguerà dal leone. Andiamo, ragazzi. Al lavoro. Avanti. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Si può? Avanti. Buongiorno, signore. No, siete voi. Come mai da queste parti? Vengo a parlarvi della nuova scoperta del professor Bondez. Ma che scoperta? È la 100ª volta che il professor Bondez la fa, questa scoperta. Ah, ma stavolta è la decisiva. E un piccolo cenno sul vostro giornale desterà l'attenzione del pubblico. Ma fate il piacere, altro da pensare il pubblico in questo momento. Non siate compiacente. Che vi costa pubblicare poche frasi? Sono tanti anni che studio. E questa volta ha confermato definitivamente la sua scoperta. Sì, ho capito. Un'altra conferma definitiva. Quando e dove l'ha effettuata questa grande scoperta? Questa notte, nel parco. Sedete. Allora ha passato la notte nei paraggi della fabbrica Smith. Certo. L'ha visto qualcuno nel parco? Non so. Perché? Per niente. E come va che ha passato la notte nel parco? Perché aspettava che si aprissero. Che si aprissero? Che cosa? I bozzoli. Ah, ma davvero? È stato lui che vi ha detto che aspettava che si aprissero? Certo, perché? Per niente, mi pareva strano. Non c'è niente di strano. Il professore ha dedicato tutta la sua vita a tentare una grande scoperta e finalmente ci è riuscito. Ah, vi ha detto che è riuscito? Sì, e il professor Bondez non mente mai. È probabile. Bene, bene, signorina. Potete stare tranquilla che il professore avrà il suo articoletto. Non so come ringraziare. Ma prego, che dite, per carità, sono io che vi devo ringraziare, signorina. Siete molto buono. No, arrivederci. 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 Tom, hai sentito? Allora siete sicura che ha passato la notte nel parco? Certo. È tornato a casa questa mattina? Sì, giusto in tempo per andare alla lezione. Riceve molte lettere? Sì, qualcuna, specialmente dall'estero. Ah, internazionale. Come? Scienziato internazionale. Ah, sì, sì, sicuro. Ma di chi sono tutti questi libri polizieschi pieni di annotazioni? Del signor Bondez. Dice che gli riposano la mente. Ah, che gli riposano la mente. Sicuro? La delicata e innocente apparenza di una lima da unghie. Marta, è lampante, è lampante. Sentite, va bene l'articolo, ma che picchiate il naso dappertutto, no. Ho terminato, ne so già abbastanza, ne so anche troppo. Arrivederci. Arrivederci. E questo cos'è? E non lo vedi, è un ferro dell'automobile. Dell'automobile, è un'idea. Arrivederci. Ma davvero non vi ricordate niente? Una macchina sconquassata, piccola, vecchia. Non ricordo. Fate un piccolo sforzo di memoria. Ah, sì. Adesso mi ricordo. Una macchina piccola, brutta, vecchia. Sì, proprio. E dove stava? Perbacco, è stata qui davanti tutta la notte. Che mi dite? È stata qui davanti. E il sigaro?
Eccolo, arrivederci. Oh, il sigaro! Non mi piace questo posto. Silenzio, falla finita. E questo è l'ultimo posto che ci rimane da esplorare. Se anche qui non troviamo nessuna prova, buonanotte al secchio. Ma io vorrei andare via. Ma è impossibile che la tua età non sappia quello che fa un reporter in un film americano. Oh, sì, ma io vorrei... Basta! Meno chiacchiere e cerca bene dentro la macchina. Vabbè. Io e la ragazza avrei pagato chissà che cosa per trovarmi in un'avventura come questa. Hai giurato di svegliare tutto il paese. Voglio andare via. Sta zitto. Tom, una borsa di farina scasso. Andiamo. Pronto, pronto. La polizia? Chiamate immediatamente lo sceriffo. Chiamatelo immediatamente e vi dica una cosa urgentissima. Pagherei non so che cosa per vedere la faccia di patata che farà lo sceriffo. Pronto, sceriffo, abbiamo scoperto tutto. No, 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 non è fantasia, sono fatti veri. Ho in mano le prove. Pronto, sceriffo, chiamate subito il signor Smith e il direttore della banca, che io vengo subito da voi. E qui c'è la prova. Ma allora il professor Bondez è Mimì, il simulatore. Non ve lo dicevo io che è un uomo diverso dagli altri? Ci mancava che quella mazza farfalle si mettesse a fare lo scassinatore. Lo vorrei come direttore della mia banca. Oh, è sì. Un bello affare, farete. Smettetela di scrivere. Sentite, Smith, prima posso avere scherzato, ma adesso vi parlo seriamente. Dopo questo scasso, la mia banca si trova nella dura necessità di ricorrere ad altri per la fornitura delle sue casseforti. Ma no, voi non potete rompere il contratto. Voi avete chiesto come ultimo collaudo lo scasso di Bob il sognatore. Bob non è riuscito e il contratto è valido. Ma nessuno ve lo contesta. Voi avrete lo stesso i vostri quattrini. Ma non impedirete alla banca di avere delle casseforti veramente violabili. Cosa? Ma come, voi non capite che con questo gesto rovinate il buon nome della mia fabbrica? 50 anni di lavoro e di esperienza, senza contare che gettate sull'astrico con mezza Breckenbeat. È la mia fabbrica che mantiene la città. Qui, a cominciare dal giornale, per finire all'università, tutti mangiano sulle mie casseforti. Ma io non posso tenere 100 casseforti il cui segreto è di dominio pubblico. La mia è una banca serissima e pesa su di me la responsabilità del risparmio di centinaia e centinaia di lavoratori. Tacete! Ma so ben io che cosa si fa alla vostra banca, solitarie e parole incrociate. Ma tacete voi e pensate a vostra figlia. Mia figlia? Sì, momento, signore. Il segreto non è di dominio pubblico. L'unico che lo conosce è lo scassinatore Michele Bondez, ossia Mimì il simulatore. Vado ad arrestarlo subito. Un momento. Calma, signori. L'uomo non può immaginare che noi lo abbiamo scoperto. Se l'arrestate, lo dovrete mettere in libertà dopo 2 ore, perché poi, in fin dei conti, non ha portato via niente. Beh, già. Così si mette in guardia, prende il volo e addio segreto delle casseforti. Non ci sono che 2 soluzioni. Quali? O il signor Smith lo prende come socio. Un socio? O lo mandiamo sulla sedia elettrica. Ma come farete? Un grande scassinatore come lui, se dapprima ha scassinato per capriccio, una volta in possesso di un segreto come quello dell'inviolabile, non sta fermo. Prepara il colpo grosso. E allora bisogna pedinarlo sempre. E censurargli tutte le lettere. E controllargli le conversazioni telefoniche. Ecco. Già, e se non ci casca? Ci casca. E se non ci cascherà, penserò io a circuirlo per farlo diventare mio socio. Sfido io, con una figlia come la vostra. Ma voi ce l'avete sempre con mia figlia. Attenti però! Chi è? No, mi era sembrato. Dicevo... Nessuno deve sapere niente per ora. Capisci? Nessuno. All'infuori di noi quattro. Cioè, ma la stampa però... La stampa tacerà per ora. Quando potrete parlare uscirete con l'edizione straordinaria più sensazionale dell'epoca. Ecco. Ma per ora silenzio, eh? Ecco. Nessuno deve parlare. Nessuno? 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 No, e vi ripeto che per ora nessuno deve saperlo. Tutto per Breckenbeat. Tutto per Breckenbeat. Ma Benone... Chi avrebbe mai pensato? Già. Signor Palmer, cosa c'è? Che c'è? Buonasera, signor Palmer. Buonasera.
Dite davvero? Scusate un momento, signor Steely? Non c'è da dubitare. È chiaro come il sole. Mi dite perché mi fate tirar fuori questo pezzo da museo? Eh? Che ne farete di questo rudero? Rudero? Chiamatelo come volete, io lo chiamo rudero. Non è affatto un rudero, invece è una reliquia che ha una storia. Con questa mio padre fece il suo ingresso all'Accademia delle Scienze e con questa sarò orgoglioso di comunicare la mia scoperta al mondo. Ah, oh, sarà una bella scena. Sì, credo che mi stia a pennello. Ho la figura di mio padre. Chi l'avrebbe mai detto? Ma chi è? Come, non lo sapete? No. È il più gran criminale della Terra. No, è impossibile. Sì, è vero, ma per carità non lo dite a nessuno. Sarebbe la rovina di Brackenville. Buongiorno, professore. Eccolo. Oh, perché si sarà messo in quell'arnese? Lascialo fare, quello lì la s'allunga. Buongiorno, professor Bond. Buongiorno. Buongiorno, professore. E adesso? Con grande emozione, dopo molti anni di studi e di investigazioni, oggi ho l'onore di comunicarvi che sono arrivato a creare, per mezzo di innesti, la farfalla guerriera, che distrugge tutte le specie di insetti nocivi. E... ma entrate, entrate pure. Se l'applicazione della mia scoperta, sopprimendo i divoratori e i parassiti, servirà a diminuire un danno e un tormento per l'umanità, io mi riterrò ben compensato e tutti i miei sacrifici non saranno stati inutili. È formidabile, ha tirato fuori anche la scoperta per l'occasione. E con che sciupio di particolari, è proprio in gamba. Di chi state parlando? Ma come, non sai che il pinguino è lo scassinatore che ha aperto l'inviolabile? Non sai che è il più grande scassinatore del mondo? Chi l'ha inventato? È una vera infamia. Ma cosa credi che sia venuta a fare tutta quella gente stamattina? A sentirlo parlare delle farfalle? Non è possibile, bisogna avvisarlo. Ma sei pazza, non sai che quello è Mimì il simulatore? Se l'avvisi rovini tutta Brackenville, non farla sciocca. Questo è tutto quello che vi posso dire per il momento. Ma sei pazza? Non è vero, attenti, non è ecco. Vero! Siete stata magnifica. Non ho mai sentito un oratore così travolgente come voi. Parlatemi tanto della farfalla guerriera. Signor Smith. Non mi seccate. Volevo dirvi una cosa importante. Cosa? Io so chi ha aperto l'inviolabile. Ma lo sapete? Sicuro che lo so. Dite. È stato mio cugino. Ma andate al diavolo! Mo? Debole, sembra debole, ma è fortissimo. Ma non vi siete mai accorta di nulla? Se mi sono accorta, a me non sfugge niente. E restate ancora al suo servizio? Volete che vi dica? A me piace il rischio. Buongiorno, professore. Buongiorno, professore. Buongiorno, professore. Professore, vorrei parlarvi. Avete visto che è successo magnifico? Sì, ma avrei una cosa da dirvi. Bene, entrate, così parliamo. Passate. Avete visto che folla di gente all'università? Eh sì, però vi volevo dire che... Ah, dovevo saperlo che un giorno o l'altro sarei riuscito, se anche ho stentato per anni ed anni, se ho dubitato di me stesso, se ero arrivato a perdere la fede nell'umanità. Sì, ma volevo raccontarvi perché ho sentito dire di voi all'università. Oh, me lo immagino, le cose sono cambiate, sono ormai qualcuno. Mi daranno le farfalle per il laboratorio, la cattedra. Oh, Virginia, è la prima volta nella mia vita che mi sento tanto felice. Ma perché fate quella faccia? Sorridete. Professore! Eh? C'è di fuori tanta gente che vi vuol salutare. Ah, vengo presto, subito. Presto, venite. Sì. Presto, andiamo. Professore! Non ha fatto ancora nulla. Ma come non ha fatto ancora nulla? Non l'avete sorvegliato? E come no? Ha una gente alle calcagna dalla mattina alla sera. Io sono preoccupatissimo. Bisogna venire ad una conclusione al più presto.
Ma come mai non ha fatto niente in tutto il giorno? Ma nulla di diverso dagli altri giorni. Ah, ha detto soltanto che vuol chiedere un sussidio per fare una spedizione al Messico in cerca di una farfalla. Il ricatto, me l'aspettavo. Adesso mi domanda anche i denari per andare al Messico. Oggi mi chiede una farfalla, domani mi chiederà un'aquila e poi un aeroplano. Mi ricatta, quest'uomo mi ricatta, sceriffo, lo capite? Bisognerà arrivare ad una conclusione al più presto. Una donna. Mm? Qui ci vuole una donna. Una donna che lo impapocchi, che lo travolga. Una grande seduttrice. E dove trovarla? Oh, basterà telegrafare a New York. Voi avrete la più grande seduttrice del mondo. Telefonate subito e domandate se è disponibile. Potevamo ammazzarci. Sarebbe stato così dolce. Come vi siete permessa? Non sapete che devo andare all'università? Ma che università? Cos'è questo? È la colazione per noi due. Colazione? Sarete matta. Perché? Voi scendete, io vado alla lezione. Oh. E va bene. L'avete visto? Non è successo niente di grave. Ah. E il cielo è sempre lo stesso. Già, però è la prima volta che perdo la lezione. Voi altri grandi uomini avete sempre qualche lacuna. Voi, per esempio, non dovete sapere nemmeno lontanamente che cosa significhi vivere. Avete idea di cosa voglia dire sentirsi giovani e belli? Credo di sì. No, 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 voi non lo sapete. Altrimenti non andreste vestito come un pinguino. Come dite? Come un pinguino? Ma sì, con questa roba che mettete addosso. Scusate, che cosa ho di strano? Oh, non lo so nemmeno io. Oh, forse questa giacca nera. Provate a toglierla. Ma oh, no, 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 oh, signorina, no, vi prego, meglio. Non è il caso. Signorina, ma sono no. Sicura che ma starete insomma, meglio. Vi dico che non sta bene, signorina. Invece state benissimo. Sembrate un altro. Credete? E questi occhiali? Oh, Dio mio, ma cosa no, avete no, fatto no, gli occhiali, no, gli occhiali, no, no. Non ci vedo. Non mi vedete? Sì. Come state bene senza occhiali? No, signorina. Signorina, un ultimo tocco e sarete perfetto. Via questa cravatta. Oh. E questi? Ah, no, 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 no. Queste no. Basta così, basta. Ah, oh, non importa. Mi piacete tanto. Più alto di spalle. Che cada bene a piombo. Così, un pochino più su. Ecco, così. Pronti? Forza, Zoom. Poi, la pallina è ancora lì, Però non va mica male, Ci siamo qua. Forza. Zoom. Fermi.
continua ad avvolgere l'affare delle casse Forge Smith. È ormai un fatto sicuro che il più grande scassinatore del mondo è un cittadino di Breckenville. Ma chi? La polizia lo ricerca attivamente senza riuscire a nulla. La stampa di Breckenville ha messo improvvisamente la cosa a tacere. Ciò fa pensare? Ma perché? Perché? Perché questa storia del nemico pubblico numero uno di Breckenville mi dà i nervi. Ecco come il mondo. Hanno qui a New York una banda come la nostra e si perdono con della gente che apre le casseforti vuote. Ma lascia perdere, che non starebbe male qui con noi. Deve essere un uomo straordinario. Sicuro, perché così quando Bob finisce la villeggiatura pensa lui a sistemarci tutti. Bob, un corno. Bob si sta invecchiando. Gli trema la mano. Avete visto che figura ha fatto con l'inviolabile? Gente nuova ci vuole. Qualcuno che faccia qualcosa sul serio. Ma allora il vostro matrimonio con Bob va a monte? Va a monte, sicuro. Ragazzi, c'è una grande novità. Che hai fatto? L'hai liquidato? Ma che, meglio ancora. Ho pizzicato uno che viene da Breckenville. E sapete cosa gli ho fatto sputare? Cosa? Il nome del pericolo pubblico numero uno. Ma dov'è? Ah, dove l'ho messo? È un uomo straordinario, che si traveste da professore, va a caccia di farfalle e insegna all'università. E questo? Michele Bondez, naturalista. È lui. Accidenti! Che vi dicevo, ragazzi? È straordinario, andiamo. Dove? A Breckenville. Ma se non ci volevi andare perché ti era antipatico. Oh, ho cambiato idea. Comincia a diventare una città importante, andiamo. Va bene, andiamo. Se presso gli antichi la farfalla fu il simbolo dell'anima e dell'immortalità, ai giorni nostri la farfalla guerriera sarà il simbolo della lotta contro gli insetti nocivi. Naturalmente, il risultato scientifico da me conseguito non deve restare confinato nei laboratori. Allo Stato, alla città, alle autorità spetta il compito di moltiplicare questo utile insetto. È necessario arrivare a 1 miliardo di farfalle guerriere. Ogni casa, tanto in campagna quanto in città, deve avere le sue farfalle. Non è un lusso, ma un dovere. Al contrario della mosca, la farfalla guerriera non turberà la nostra quiete, ma sarà invece la buona amica che ci guarderà dagli insetti malefici. Sarà l'angelo custode dei nostri campi e l'ornamento e la difesa delle nostre case. Virginia, signorina, non vi interessano più le mie lezioni? Sì, le vostre lezioni mi interessano sempre, ma... E perché non venite più allora? Voi non siete più il medesimo, professore. Credo che anche la scoperta della farfalla guerriera non abbia più nessun valore per voi. Ma perché? Perché siete cambiati. Cambiato? Sì, cambiato. Vi siete convertiti in uomo di mondo. La scienza vi interessa solo per trattare gli affari. Che dite? Virginia. 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 Professore Michele Bondez? Sì. Scusate, professore, siamo dell'Università di Chicago. Ah, molto piacere, collega. No, figuratevi. Il piacere è tutto nostro. Sì. Siamo venuti espressamente per voi. Abbiamo scoperto la farfalla ladra. Che dite? Scoperto la farfalla ladra? Sì. Siete certo? Certissimo. 4 alette laterali, 3 zampette. Oh, è una scoperta magnifica. Che ne direste se andassimo da un'altra parte a discutere? Molto volentieri. Abbiamo la macchina fuori. Ah, molto bene, molto bene. Andiamo.
Andiamo, salite. Buonasera, signori. Ciao. Ciao. Ma come avete fatto a riuscire così rapidamente nelle vostre ricerche? Sono anni basta che io... Basta le chiacchiere, siamo amici. Presto, fila alla banca. Va bene. Alla banca. Puoi gettare la maschera, con noi sei al sicuro. Ma non comprendo. E smettila con queste storie, Mimir simulatore. Mimir simulatore io? Sì. Scusate, signori, ma c'è un equivoco, certamente. Io mi chiamo Michele Bonde. Ne riparleremo dopo aver fatto il colpo. Che colpo? Ma che cosa volete dire? Lo faccio fuori, capo. Calma, calma. No, signori, fatemi scendere immediatamente. Io devo tornare a casa. No, ma vi ripeto che devo tornare a basta, casa. Dico! Scusami, professore, se uso delle maniere un po' brusche, ma le circostanze me lo impongono. Io presto, allora. Va bene. Andiamo. Se parli son guai. Apri. Ma io vi assicuro che non sono capace di aprire nemmeno una scatola di conserva. È la prima volta in vita mia che vedo una cassaforte. Poche chiacchiere, lavora. La vedi ora? Sì, ma... Se continua questa commedia, liquidalo. Con piacere, capo. No. Conosci questo sistema? Io? No. Finalmente, la polizia. Mani in alto! Mani in alto! Fatemi uscire di qui. Chiamate subito lo sceriffo. Lui mi conosce. E anche voi sapete chi sono. Lo sappiamo, lo sappiamo. Dunque basta, fatemi uscire di qui.
Devo andare a tenere la mia lezione all'università. Smettetela, qui non si grida, capito? Qui non si grida! Dunque, siamo in un bel guaio. Che cosa abbiamo concluso? Per un tentativo di scasso potrete dargli al massimo 2 o 3 anni. 3 anni? Ma non sapete allora che cercano Mimì il simulatore per mandarlo sulla sedia elettrica? Ma come farete a dimostrare che è lui Mimì il simulatore? Sentite, il professor Michele Bondez è arrivato a Breckenville 4 anni fa. E proprio da 4 anni non si hanno più notizie di Mimì il simulatore. I più grandi scassinatori del mondo sono Bob il sognatore e Mimì il simulatore, è vero? Ora, se escludiamo, come è logico escluderlo, Bob, un solo uomo poteva fare il colpo dell'inviolabile, Mimì. State attento allora. Dunque, noi abbiamo le prove irrefutabili che Michele Bondez ha aperto la cassaforte. Perciò, Michele Bondez e Mimì il simulatore sono una sola persona. Se noi riusciamo a persuadere i giurati di questo, Michele Bondez dovrà rispondere dell'uccisione di 8 poliziotti. Che ne dite? Sentite, io preferisco andare a colpo sicuro. Fatelo liberare subito. Liberare? Ma non capite che sono anni che aspetto questo? 15 anni. Tutta una vita. Voglio un processo che faccia epoca. C'è una visita per voi. Virginia. Professore. Le visite debbono essere brevi. Siete venuta a salutarmi? No, sono venuta a portarvi questo. Grazie. Non preoccupatevi, professore, sarete assolto certamente. Allora, lo credete che sono innocente? Lo credo fermamente. Grazie, molte grazie. Siete la sola a crederlo. Gli altri pensano che io... Dimenticavo Michele questo Bondez. Telegramma. Forse ormai è tardi. Vi ricordate quando parlavamo della mia illusione? E quella notte nel parco, quando avevate paura che prendessi freddo. E il Termos, che buona creatura siete. E io che egoista. Ma com'è possibile che io non l'abbia capito? Non pensate a questo. Io fra poco me ne devo andare. E ho da dirvi... Ho vissuto lontano dagli altri uomini. Non li ho compresi. Non ne ho diviso le gioie e le ambizioni. E sono castigato. Che volevate dire? Virginia, com'è possibile che io non mi sia reso conto neanche? Avremo ancora tanta felicità, tu e io. Oh. Mi dispiace, signorina, ma l'ora delle visite è già passata. Papa. Scusate, la redazione del giornale. Ecco, dovete andare dritto, poi voltare a destra, poi a sinistra. Di qua. Grazie. Caro il mio Tom, la cucagna sta per terminare. Fra pochi giorni dovremo ritornare agli annunci matrimoniali e alle nefrologie. Speriamo nel processo. Sì, ma dopo il processo a Breckenville non ci saranno più edizioni straordinarie. Queste sono le ultime. La prova suprema per Michele Bondez. E buonanotte. Ricordati che le meteore cadono solamente una volta nel medesimo posto.
Qual è il direttore? Quello. Ah. Siete stato voi che avete avuto la sfacciataggine di stampare queste bugie? Bugie? Che bugie? Non sapete nemmeno quello che scrivete? Leggete. Bob superato. Michele Bondez è lo scassinatore dell'inviolabile, il nemico pubblico numero uno. E che cosa c'è di strano? Come che cosa c'è di strano? Solo un uomo in tutto il mondo poteva aprire l'inviolabile. Io, Bob il sognatore, l'ho aperta. Come voi? Che avete detto? Io? Credete di poter trascinare nel fango un uomo che col lavoro è arrivato a crearsi un nome mondiale? Credete che sia facile? Allora siete stato voi. Ma come avete fatto se eravate in prigione? La mia reputazione dovrebbe bastare come garanzia, ma vi dirò come ho fatto. Voglio mettervi una cosa in testa. Che solo queste mie mani possono aprire tutte le serrature del mondo. Teresa, no, stasera no. E questa è la storia di quella notte. La ripetereste davanti allo sceriffo? Perché no? Adesso sono un onesto cittadino che è stato liberato dal carcere. Avete delle prove? Certo. Venite con me, venite con me. Presto, bravo, andiamo.
Papà, un telegramma per te. Un telegramma. Allora, sarà certamente della tia Agata, no? Quella seccatrice. Elena, chiama Pipistrello, chiama Tanaka, chiama tutti gli agenti qua, tutti, venite qua. Chi era di voi che diceva che non avrei mai fatto niente di importante? Chi era? Vorrei saperlo adesso. Leggete, leggete qui, leggete. Ah, non sapete leggere. È vero, leggo io. Vi congratulo per la vostra brillante operazione. Il capo dipartimento di Culver City. Cosa ne dite? Chi era che diceva che noi non abbiamo prigionieri? Qui non avremo che condannati. Qui non avremo che esecuzioni. Ricordatevelo. Noi di Breckenville... Sceriffo! Sceriffo! Oh, buongiorno. Giusto voi. Eccomi un'importante notizia per la stampa. Ma che... Io sì che ve la porto una notizia. È fantastica. Cosa vuole costui? Lui! È stato lui ad aprire l'inviolabile. Lui? Sì, lui. Ma questo poi no, eh? No? E se credete di poter cambiare le carte in tavola così da un momento all'altro, vi sbagliate. Io solo ho arrestato il grande scassinatore e non permetterò a nessuno... Cosa? Non permetterete? Non siete soddisfatto di avermi fatto fare una figura ridicola per tutto questo tempo? Oh, lo so. Sceriffo, Bob il sognatore non ha fallito il colpo nemmeno questa volta. Ma come potete provarlo? La borsa è trovata nella macchina, era sua. Sua? Sì, esatto. L'ho buttata dentro l'automobile di Bondes uscendo dalla fabbrica, dopo aver aperto con una forchetta le porte di questa vostra prigione, che è una trappola da topi. Una trappola da topi? Sì, una trappola da topi. Ho voluto levarmi la soddisfazione di aprire l'inviolabile, e questa burla non potevo farvela che io solamente. E qualcuno che voglia insinuare il contrario... Oh, no, per carità, ma Michele Bondes ha tentato di scassinare la banca di Breckenville. Oh, sono storie. È la mia fidanzata che ha diretto il colpo. Come? Sì, la vostra fidanzata? Proprio così. E se perfino lei ha potuto credere che la fama di Bob fosse sorpassata, è necessario che mi incarichi io di mettere le cose a posto e di farle passare i grilli. Perché non avete detto subito che eravate riuscito alla fine del violabile? Perché non ci tengo a rendere conto agli altri di quello che faccio. Ah, le imprese anonime sono la mia passione. Già, e con questo avete tenuto in ansia tutta Breckenville. Breckenville? Già, è vero, siamo a Breckenville. Ma allora dovete conoscere certo un uomo piccolissimo con gli occhiali. Piccolino, nevrastenico, mezzo matto. Proprio così. È John Gray. Ecco, John Gray. Altro che ce lo conosciamo. È l'esattore delle tasse. Non ha fatto che cercarci con la storia di un cugino. Sì. Parlava di me. Come? Siamo parenti? È molto tempo che non lo vedo, mi piacerebbe vederlo. Volete accompagnare? Sì, come no? Sì. Venite. Telefono alla polizia. Devono aver perquisito. Oh, guarda. Sono tutte morte. E ora che si fa? Non ti scoraggiare. Cos'è questo? Tutti mi hanno abbandonato. Anche Marta. Oh, guarda là. Morti anche questi. Oh. E come arriverò io adesso a dimostrare che la mia scoperta era una realtà? È una realtà, non è un sogno. Ma tanto non avrò più scuola. Non è da voi dir questo. Ogni grande scoperta, ogni conquista del sapere umano è stata fatta prezzo di sacrifici, di sofferenze. Pensate a Pasteur, a Madame Curie, a Beckendorf. Sì, lo so, ma la cosa adesso è molto diversa. Adesso si tratta di una scoperta già fatta. E dovresti essere contento, invece. Dovrei ripetere tutti gli esperimenti. Passerai di nuovo le notti fuori di casa e sono sicura che tornerai a riuscire come eri riuscito prima.
È tanto bello avere un'ambizione. Io continuerò come prima, ad aspettarti tutti i giorni. Virginia, e tu credi che ti lascerò aspettare? Sai che sono povero, ma spero che le cose cambieranno. Che importa? Ormai tutto è tanto, tanto bello. Questa è la felicità. Cosa c'è? Perdono tutti la testa dietro la più grande seduttrice d'America. No!